Ciao ragazzi, oggi andremo ad analizzare l'importante vittoria del Napoli di Rino Gattuso per 1-0 sulla Juventus di Andrea Pirlo. E guardando subito gli expected goals, vediamo come entrambe le squadre abbiano creato un'occasione importante, il Napoli il rigore su cui ha segnato il gol e la Juventus al 48esimo con Ronaldo. E soprattutto nella seconda frazione i bianconeri hanno creato più occasioni rispetto ai propri avversari. Prima di iniziare però volevo consigliarvi NordVPN, che è lo sponsor di questo video. Sostanzialmente una VPN, che è l'acronimo in italiano di Rete Virtuale Privata, permette l'accesso ai servizi di internet attraverso un server delocalizzato. E perché questo è utile? Questo è utile perché nel momento in cui io voglio, per esempio, navigare su un sito, vado ad inviare dei dati. E attraverso la VPN innanzitutto questi dati non vengono inviati direttamente dal mio dispositivo, ma passano appunto da questo server. E in più la VPN crittografa questi dati e li cifra, e in questo modo mi garantisce maggior privacy e maggior sicurezza. In secondo luogo, con una VPN, in quanto i server sono appunto delocalizzati, posso andare ad accedere a dei servizi che magari nel mio paese non sono disponibili. Vi faccio un esempio: se mi trovo all'estero e voglio vedere una partita della mia squadra e non è accessibile Sky o DAZN in quel determinato paese, posso andare ad utilizzare la VPN con un server in Italia e dunque posso andare ad accedere ai servizi italiani. Con il codice Alesia avrete uno sconto sul piano biennale, un mese gratuito aggiuntivo, e il costo mensile è di 2,85 euro. Comunque vi lascio tutte le informazioni in descrizione, ma ora partiamo con il video. Innanzitutto il Napoli si schiera con una sorta di 4-2-3-1, con Bakayoko e Zielinski a centrocampo, Insigne dietro ad Osimhen. Dall'altra parte la Juventus utilizza il solito fluido 4-4-2, con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. Vediamo subito dalla costruzione del Napoli che i partenopei in fase di possesso utilizzano un 4-1-4-1, con Bakayoko ad agire da play davanti alla difesa, mentre Zielinski si alza al fianco di Insigne. In questo modo i giocatori del Napoli cercano di mettere in difficoltà i due centrocampisti della Juventus, che dunque devono andare a gestire tre uomini, appunto il numero 5, il numero 24 e il numero 20. E alcune volte a inizio partita proprio Zielinski si è andato a posizionare in una porzione di campo che ha messo in difficoltà gli avversari, dietro la linea di centrocampo e cercando di creare superiorità numerica sulla fascia con Politano, formando un 2 contro 1 contro Danilo. Il Napoli, a partire da un 4-2-3-1, varia la sua posizione in campo in un 4-1-4-1, con Bakayoko ad agire da play e Zielinski che si alza al fianco di Insigne per andare ad agire nella batteria dei trequartisti. In questo modo mettono in difficoltà la Juventus soprattutto quando i bianconeri vanno in pressione alta, e se il centrocampista centrale si alza su Bakayoko, a questo punto Zielinski può andare ad agire in questa porzione di campo e cerca spesso di creare superiorità numerica rispetto a Danilo, andando a creare questo 2 contro 1 con Politano. E infatti vediamo dalle posizioni medie degli azzurri come Zielinski sia molto più avanzato, andando a formare appunto questa linea a 4 con Insigne, Politano e Lozano alle spalle di Osimhen. Inoltre spesso la squadra di Gattuso ha cercato di giocare in ampiezza con dei passaggi corti per arrivare sull'esterno basso, e soprattutto Di Lorenzo più di una volta ha avuto spazio per giocare verticalmente per l'esterno alto e poi andarsi a sovrapporre prendendo il tempo al diretto marcatore, che in questo caso è Chiesa. E proprio dalla coordinazione esterno basso-esterno alto ha portato al fallo, da cui e poi ha portato al rigore del Napoli. Infatti Mario Rui serve il movimento in profondità di Lozano, che viene atterrato da Cuadrado sulla fascia. A questo punto sulla punizione la Juventus è in superiorità numerica, ovviamente nella propria area di rigore, con un 8-6, ma il fallo di Chiellini su Rachmani porta al rigore che poi realizzerà Insigne. La Juventus, come detto, cerca una pressione piuttosto alta, in questo caso vediamo proprio Bentancur andare a rompere su Bakayoko e Chiesa subito pronto ad uscire su Di Lorenzo. Mentre in fase di possesso i bianconeri cercano sempre di costruire andando a formare un 3-5-2, e durante la costruzione bassa un centrocampista centrale si abbassa sulla linea dei difensori, Bentancur diventa il play, mentre sulla sinistra è Danilo ad agire da centrocampista interno con Chiesa largo, mentre dall'altra parte Bernardeschi entra dentro il campo
e Cuadrado può salire sulla fascia. Nella metà campo avversaria, centrocampisti e attaccanti sono molto mobili ed effettuano dei movimenti veramente ben coordinati. In particolare il numero 16 e il numero 33 cercano sempre di attaccare la profondità e venire incontro. E proprio quando il pallone arriva al colombiano, un giocatore deve andare sempre ad attaccare lo spazio dietro le marcature del Napoli. In questo caso il movimento lo effettua Bentancur, mentre poco dopo è Bernardeschi ad andare ad attaccare lo spazio dietro all'esterno basso del Napoli, che sta andando in pressione appunto su Cuadrado. Durante la costruzione alta invece Danilo rimane piuttosto legato ai due difensori, andando lui a formare la difesa a tre uomini con Chiellini e De Ligt, mentre Bentancur e Rabiot agiscono da classici centrocampisti centrali. Durante la costruzione bassa la Juventus si trasforma in un 3-5-2 con un centrocampista centrale che si abbassa dentro la linea dei difensori mentre l'altro agisce da play. Sulla destra Cuadrado avanza e Bernardeschi si accentra da centrocampista interno, mentre dall'altra parte è Danilo ad agire in questa posizione. Quando invece la costruzione è più avanzata, allora il centrocampista centrale torna ad agire nella sua classica posizione ed è Danilo a tornare ad agire da difensore laterale, mentre Bernardeschi si alza leggermente e diventa quasi una sorta di 3-4-3. E vediamo anche dalle posizioni medie dei bianconeri come il numero 13 Danilo sia stato mediamente all'interno del campo, Bentancur e Rabiot molto vicini fra loro e Bernardeschi avanzato, e anche il numero 22 Chiesa piuttosto alto e dentro il campo. Questo perché appunto i giocatori offensivi di Pirlo si muovono molto, qua addirittura Ronaldo agisce sulla fascia destra e Chiesa vicino a Morata, e proprio il numero 22 spesso si accentra per far salire Danilo e dunque andare ad attaccare la profondità, in questo caso sfruttando anche il movimento incontro di Morata. Però nel primo tempo i bianconeri sono stati un po' lenti nel giro palla e nonostante questo il possesso dei bianconeri è stato del 60% contro il 40% del Napoli, di cui il 38% nella metà campo avversaria. Il Napoli per contrastare queste situazioni di gioco a volte andava in pressione alta, soprattutto su una palla esterna con Bakayoko e Lozano ad andare sui riferimenti e addirittura Mario Rui che avanza molto, mentre più spesso la squadra di Gattuso si andava a riposizionare in un 4-4-2 molto compatto, dove sia centrocampisti, in questo caso Bakayoko su Bentancur, che difensori rompono in maniera aggressiva. Nella seconda frazione di gioco Pirlo effettua dei cambi, Sandro per Cuadrado, mentre la partita è in corso McKenny per Bernardeschi e Kulusevski per Bentancur. E sulle corsie laterali Danilo e Chiesa cambiano fascia andando ad agire sulla destra, mentre sulla sinistra ci sono Alexandro e Bernardeschi. E quindi con questi giocatori è solamente Alexandro ad avanzare sulla fascia facendo accentrare McKenny, andando così a formare la disposizione che più preferisce Pirlo in fase di possesso. Anche Gattuso cambia qualcosa inserendo Elmas, Ruiz, Petagna e poi a fine partita Lobotka. In questo modo i partenopei si trasformano in un 4-3-3 con Elmas e Ruiz centrocampisti interni e in fase di non possesso la squadra rimane sempre molto compatta andando a formare un blocco difensivo 4-5-1. Nel finale ovviamente la Juventus cerca di portare moltissimi giocatori nell'area avversaria e crea anche qualche occasione pericolosa, ma nonostante questo Napoli resiste e la partita finisce 1-0. Bene ragazzi, questa era l'analisi di Napoli-Juventus. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se il Napoli ha effettivamente meritato questa vittoria. E noi ci vediamo alla prossima analisi tattica.